Buongiorno a tutti, oggi ho preparato per voi il gelato semifreddo tipo Viennetta. È una ricetta molto semplice che si realizza con pochissimi ingredienti che di sicuro effetto se avete ospiti. E seguite questo video e scoprite gli ingredienti e il procedimento che ho utilizzato con il nostro Messer Cuisine Connect o con il Messer Cuisine Plus. Per preparare il nostro gelato tipo Viennetta abbiamo bisogno di 500 ml di panna liquida fresca, per intenderci quella del banco frigo. Abbiamo bisogno di 125 g di zucchero a velo, di una bustina di vanillina e di 3 albumi. Poi abbiamo bisogno di 100 g di cioccolato fondente che andremo a far sciogliere sul fornello. La prima cosa che facciamo è proprio questa: faccio sciogliere il cioccolato fondente e lo vado a spalmare su un foglio di carta da forno per riporlo poi in freezer. Vi faccio vedere adesso come. Ho fuso il mio cioccolato sul fornello. Adesso ho messo dei fogli di carta da forno in uno stampo di alluminio per poi posizionare tutto in freezer e con una spatola vado a spalmare il cioccolato su questi fogli facendo due strisce. Molto, devono essere abbastanza sottili. Le due strisce sono pronte, vado a metterle in freezer, mi serviranno dopo. Una volta terminata questa prima fase, andiamo a montare gli albumi. Mettiamoli nel boccale perfettamente lavato, pulito ed asciutto. Gli albumi devono essere a temperatura ambiente, non quindi né troppo freddi né caldi, e dentro il boccale abbiamo già montato l'accessorio mixer o farfalla. Quindi li versiamo all'interno del boccale, mettiamo il tappo e ricordiamoci sempre di togliere il coperchio del misurino, altrimenti gli albumi non montano. Impostiamo poi 4 minuti a velocità 4. Quando vediamo che stanno per montare o che sono quasi sodi, andiamo ad aggiungere lo zucchero a velo e la vanillina. Quindi abbiamo detto velocità 4. 4 minuti, controllando sempre cosa succede da questo foro, in modo da tenere la situazione sotto controllo e sapere qual è il momento giusto per mettere lo zucchero a velo. Manca circa un minuto, vedo che il mio albume è diventato bello sodo, aggiungo la vanillina allo zucchero e vado a metterlo nel boccale. La mia meringa è pronta, la vado a mettere in una ciotola. Eccola, adesso vado a lavare il boccale perché dovevo procedere a montare la panna. Adesso procedo quindi a montare la panna. Come avete visto, non era sul mio tavolo, infatti l'avevo riposta in frigo dopo averla pesata. Questo perché è fondamentale che per montare bene la panna sia molto molto fredda, quindi che sia stata in frigo fino a un minuto prima. E anche il boccale non deve essere caldo e anche la farfalla deve essere fredda. Questo è l'importante per una buona riuscita della panna montata. Quindi la versiamo fredda nel boccale con la farfalla inserita. Montiamo soltanto il coperchio senza il tappo ed impostiamo 4 minuti a velocità 4. Il consiglio che vi do però è sempre quello di tenere d'occhio dal foro il punto di montaggio della panna, perché se poi andate troppo in là con il tempo rischiate di rovinare tutto. Quindi deve essere proprio appena vedete che è montata, spegnete tempestivamente il vostro robot, altrimenti smonta immediatamente. Quindi mettiamo velocità 4, ma può darsi anche che ci voglia meno tempo, e impostiamo e diamo via. Sto tenendo d'occhio la mia panna ed è quasi pronta, vedete, è trascorso soltanto un minuto. Io adesso la vado a spegnere perché altrimenti rischio di smontare tutto. Guardate, perfettamente montata. Se avessi aspettato un po', la panna si sarebbe trasformata in burro. Quindi il consiglio, vi ripeto, è sempre quello di controllare.
Adesso prendo una ciotola grande e vado ad unire i due composti, quindi la meringa e la panna. Vi faccio vedere come. Ecco la panna messa nella ciotola più grande. Adesso vado ad aggiungere piano piano la meringa, mescolando dal basso verso l'alto per non smontare tutto. E nel frattempo, una volta terminata questa operazione, vado a rivestire con della pellicola trasparente uno stampo da plum cake o comunque uno stampo rettangolare, in modo tale che la pellicola renda più semplice poi estrarre la nostra gelato tipo viennetta. Questo composto è pronto, vado a rivestire il mio stampo e vi faccio vedere la stesura poi del gelato all'interno dello stampo. Come vedete, ho foderato questo stampo da plum cake. Se ne avete uno in silicone, basterà bagnarlo. Questa pellicola farà sì che poi possiate estrarre meglio il prodotto dallo stampo. Quindi andiamo a fare uno strato di panna e meringa, strato bello abbondante. Spalmate in maniera uniforme e una volta terminata questa fase andate a posizionare uno dei due, diciamo, delle due strisce che avete fatto con il cioccolato fondente. Quindi posizionatelo e ricoprite ancora con il composto di panna e meringa. Posizionate l'altro pezzo di cioccolato. E terminate con l'ultima dose dell'impasto di panna e meringa. Il nostro gelato viennetta è terminato. Potete, se volete, quando preparate la composizione, mettere sullo strato di cioccolato anche una granella, che può essere di mandorle, di nocciole, di noce o anche di biscotto, come preferite a vostro piacimento. Io non l'ho messa all'interno, la metterò sopra una volta che andrò a sformare questo semifreddo, questo gelato, cosa che avverrà tra 4 ore, perché adesso lo posiziono 4 ore nel freezer e ci vediamo più tardi quando l'avrò tolto dal frigo. Vi faccio vedere come si toglie dallo stampo. Sono trascorse le 4 ore, tolgo la mia viennetta dal freezer e la vado a togliere dallo stampo. La capovolgo su un piatto. Elimino la pellicola trasparente e procedo alla decorazione. Come vi ho detto, avevate preparato in precedenza un avanzo di cioccolato da distribuire sulla superficie e poi decoriamo anche con della granella, che può essere, come vi avevo detto, di mandorla, di nocciole, di noci oppure di biscotto, a seconda di quello che avete poi messo all'interno della vostra viennetta, se l'avete messo. Io l'ho messa solo sulla superficie, in questa maniera. Appena la viennetta si sarà un po' riscaldata, sarà un pochino più morbida, vado a fare una fetta e vi mostro l'interno. Eccovi l'interno della nostra viennetta. Come vedete, ci sono i due strati di cioccolato che avevamo fatto. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video. Vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia. Vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it ed ovviamente a iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier. E buona viennetta per tutti!